Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata ai farmaci veterinari, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali, in base ai prodotti utilizzati, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti, che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie alle esperienze condivise. In questo video esaminiamo il farmaco veterinario Mirataz. A cosa serve? Mirataz è un medicinale veterinario a base del principio attivo mirtazapina, appartenente alla categoria degli antidepressivi e nello specifico altri antidepressivi. È commercializzato in Italia dall'azienda Decra Veterinary Products SRL. Mirataz può essere prescritto con ricetta RNRV, ricetta medica in copia unica non ripetibile. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Decra Regulatory BV. Concessionario: Decra Veterinary Products SRL. Ricetta: RNRV, ricetta medica in copia unica non ripetibile. Principio attivo: mirtazapina. Gruppo terapeutico: antidepressivi. Forma farmaceutica: unguento. Confezioni: Mirataz 20 mg/g, unguento transdermico per gatti tubo 5g. Principio attivo: ogni dose di 0,1g contiene mirtazapina, come emidrato, 2 mg. Indicazioni: per l'aumento di peso corporeo nei gatti con scarso appetito e calo ponderale derivanti da condizioni patologiche croniche. Posologia: uso transdermico. Il medicinale veterinario si applica per via topica all'interno del padiglione auricolare, superficie interna dell'orecchio, una volta al giorno per 14 giorni, alla dose di 0,1g di unguento barra gatto, 2 mg di mirtazapina barra gatto. Ciò corrisponde a una striscia di unguento di 3,8 cm, vedere di seguito. Alternare l'applicazione giornaliera tra l'orecchio sinistro e quello destro. Se lo si desidera, la superficie interna dell'orecchio del gatto può essere pulita strofinando con un fazzolettino o un panno asciutto immediatamente prima della successiva dose programmata. Se si dimentica una dose, applicare il medicinale veterinario il giorno seguente e riprendere la somministrazione giornaliera. La dose fissa raccomandata è stata testata su gatti di peso compreso tra 2,1 kg e 7,0 kg. Per applicare il medicinale veterinario, indossare guanti impermeabili. Ruotare in senso antiorario il tappo sul tubo per aprirlo. Applicare una pressione uniforme sul tubo e spremere una striscia di unguento di 3,8 cm sul dito indice utilizzando come indicazione la linea misurata presente sulla scatola barra sul flacone. Usando il dito, strofinare delicatamente l'unguento sulla superficie interna dell'orecchio del gatto, padiglione auricolare, distribuendolo uniformemente sulla superficie. In caso di contatto con la propria pelle, lavare con acqua e sapone. Avvertenze: l'efficacia del medicinale veterinario nei gatti di età inferiore ai 3 anni non è stata stabilita. L'efficacia e la sicurezza del medicinale veterinario non sono state stabilite nei gatti con grave malattia renale barra o neoplasia. La diagnosi e il trattamento corretti della patologia di base sono fondamentali per la gestione del calo ponderale e le opzioni terapeutiche dipendono dalla gravità del calo ponderale e dalla patologia di base. La gestione di qualsiasi patologia cronica associata al calo ponderale deve prevedere un'alimentazione adeguata e il monitoraggio del peso corporeo e dell'appetito. La terapia con mirtazapina non deve sostituire la diagnosi e barra o i regimi terapeutici necessari per gestire la patologia sottostante che causa il calo ponderale involontario. L'efficacia del prodotto è stata dimostrata solo con una somministrazione di 14 giorni corrispondente alle attuali raccomandazioni. La ripetizione del trattamento non è stata studiata e, come tale, deve essere effettuata solo dopo valutazione del rapporto rischi/benefici da parte del veterinario. L'efficacia e la sicurezza del medicinale veterinario non sono state stabilite nei gatti di peso inferiore a 2,1 kg o superiore a 7,0 kg, vedere posologia, via e modalità di somministrazione. Precauzioni speciali per l'impiego negli animali. Il medicinale veterinario non deve essere applicato sulla pelle danneggiata. In caso di malattia epatica, si possono osservare livelli elevati degli enzimi epatici. La malattia renale può causare una ridotta clearance della mirtazapina, che può comportare una maggiore esposizione al farmaco. In questi casi speciali, i parametri biochimici epatici e renali devono essere regolarmente monitorati durante il trattamento. Gli effetti della mirtazapina sulla regolazione del glucosio non sono stati valutati. Nel caso di impiego nei gatti con diabete mellito, la glicemia deve essere regolarmente monitorata. Se impiegato in gatti ipovolemici, deve essere attuato un trattamento di supporto, fluidoterapia.
è necessario prestare attenzione che altri animali domestici non vengano a contatto con il sito di applicazione fino a quando non è asciutto. Fonte, Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo, farmaco veterinario esaminato.